Grazie Presidente. Io innanzitutto intervengo un po' perché sono dispiaciuta che l'assessore Gazzolo non ci abbia dato una risposta per quanto riguarda questa discarica, perché non è un problema solamente di San Giovanni in Persiceto, è un problema di tutta la regione, perché torno a ripetere che le multe dall'Unione Europea le prenderà lo Stato che si rivarrà sulle regioni, quindi è un problema di tutti. Detto questo, io di nuovo dirò quello che ho detto in commissione, perché mi piacerebbe che il problema della discarica a Razzaboni rimanesse agli atti, in modo che tutti sappiano e la si smetta di fare finta di niente. Tra l'altro faccio presente che oggi pomeriggio alle 18 in commissione in comune si terrà appunto la commissione ambiente che parlerà proprio del problema a Razzaboni. E io sono in contatto con la Presidente della Commissione e dirò che la Regione se ne frega di questo problema, perché non ci viene data nessuna risposta, Assessore. Allora, questo emendamento ha l'ambizioso obiettivo di mettere la parola fine una volta per tutte a una vicenda, secondo noi, scandalosa, che è aperta da quasi 15 anni e non è ancora stata risolta. Parliamo di una discarica abusiva di rifiuti tossici presente a San Giovanni in Persiceto, meglio conosciuta come area ex Razzaboni, dove sono stati rinvenuti fanghi tossici, scarti da cantiere edile, terre di fonderia, rifiuti bituminosi, ammoniaca, ceneri di pirite, probabilmente amianto, e dove si è riscontrato superamento di valori di sostanze come nickel, manganese, ferro, piombo e altri elementi. Una superficie contaminata pari a 22.000 metri quadrati per 50.000 tonnellate di rifiuti smaltiti. L'area in questione è a ridosso del torrente Samoggia e pare che anche la prima falda sia già stata contaminata. Questa discarica ad oggi non è ancora mai stata bonificata, né dal vecchio proprietario che è stato graziato dalla prescrizione, né dal comune che non ha i fondi per un intervento così dispendioso. E Assessore, il comune ve l'ha fatto presente in tutti gli atti. Ve l'ha fatto presente in tutti gli atti che non ha i fondi per poter bonificare. E né dalla Regione che non si è mai fatta carico in questi 10 anni di mettere a bilancio le somme necessarie per bonificare l'intera area interessata dai rifiuti pericolosi. Sono trascorsi 14 anni dal primo ritrovamento di fanghi tossici, 9 dall'apertura della procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea e ancora ad oggi non abbiamo nemmeno un quadro completo del danno ambientale. In compenso abbiamo una certezza, la multa comminata al nostro Stato dall'Unione Europea per aver disatteso gli obblighi sanciti dalle direttive sui rifiuti pericolosi e discariche. Il sito di Via Samoggia infatti è annoverato nei documenti delle istituzioni europee tra le 13 discariche che contengono rifiuti pericolosi mai bonificate. La sanzione ci costerà più di 1.000 euro al giorno, somme per le quali lo Stato potrà rivalersi sulla Regione. Alla fine, a pagare per il disinteresse mostrato su questa vicenda da chi ha amministrato e amministra il nostro territorio saranno sempre cittadini incolpevoli. Su questo sito insiste un progetto di intervento commissionato dal Comune suddiviso in due stralci. Soltanto il primo dei due fu finanziato con fatica dalla Regione nel 2012. I lavori di bonifica della prima porzione di terreno dovrebbero, si spera, partire a breve. Tra l'altro sono lavori che pare siano stati affidati ad ERA in somma urgenza, grazie allo Sblocco Italia, anche su questo insomma, avremo qualcosa da dire. Quello che qui stupisce è che la Giunta, nonostante la vicenda sia ampiamente nota anche nei dettagli e la questione sia di non poca rilevanza, non abbia mai provveduto a mettere a bilancio le somme a copertura finalmente anche del secondo stralcio di intervento e permettere così al Comune di San Giovanni Persiceto di espropriare il terreno e dare il via alla bonifica anche dell'area della cosiddetta Mise. Un grosso cumulo coperto da teloni contenente un terzo dei rifiuti dell'area. E ripeto quello che ho detto prima, noi assessori da questo punto di vista andremo avanti perché ci teniamo che questa situazione venga risolta e l'emendamento che presentiamo va proprio in questo senso. Grazie.